Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere oggi sono qui su Minecraft. Oggi vi volevo parlare di questo nuovo server che sto creando. Questo è la casa centrale, questo. Vabbè, insomma, dopo ne parliamo. Posso cominciare spiegandovi i requisiti per entrare. I requisiti per entrare innanzitutto è il PlayStation Plus. Come sapete, se non sapete cos'è il PlayStation Plus, è l'abbonamento che vi permette di giocare con i vostri amici online. Vabbè, ovviamente Minecraft per PlayStation 4, iscrizione al canale, lasciate un like, sempre supportate, grazie. E niente, scrivetemi nei commenti se volete partecipare, il massimo di giocatori credo che sia 7, 6 o 5. Farò qualche eccezione per qualcuno, vedremo, non lo so, basta che supportate il canale. E niente, oggi vi farò vedere comunque questa cosa. Questo mondo. Che comunque questa serie ci sarà all'incirca per un mesetto. Possiamo anche vedere qui che questo è lo spawn, come vedete già ho impostato il punto di generazione. Questo qui è lo spawn, questo punto preciso qua in mezzo a questi due vetri. Andando avanti possiamo trovare il tra parentesi monumento, il monumento in cui c'è anche la statua dell'Ender Dragon con la testa di Ender Dragon. Però alla fine è tipo una specie di statua con in mano una spada. È presa questa idea da Surreal Power nella vecchia vanilla. Nel magazzino, come potevate vedere, c'erano due golem che controllavano il magazzino. Però io l'ho ricopiato però con la testa del drago. Detto questo, quindi qui c'è questa parte di qua, qui c'è la mia ender chest con tutte le mie cose, qui ci sono le rose e le peonie, credo, peonie al singolare comunque. E niente, qui c'è tutto protetto perché ovviamente anche che non si spacca comunque, perché metterò anche la modalità avventura. So che non si spacca con la spada, vabbè, non sono deficiente, va bene comunque. Per metterò la modalità avventura, vi darò solo dei permessi. Quello di, cioè, vari permessi, non so, devo controllare perché è tanto tempo che non gioco con dei miei amici in Minecraft. Vi dirò i permessi. Niente, spero quindi che questo mondo vi piaccia. Continuiamo il tour di questo mondo che ancora tra l'altro deve essere completato. Se volete aiutarmi tra l'altro ditemelo qua sotto nei commenti e vi farò partire, sempre se volete partecipare vi farò partire con un piccolo vantaggio se volete aiutarmi. Come potete vedere qui c'è la stalla con tutti gli animali. Che cosa è successo? Scusa, quello è il mio maialino personale, dicevo. Qua è una stanza che devo completare, che ci sarà un passaggio con questa leva. Si aprirà il tutto. Per entrare bisogna essere shiftati, oppure vi darò degli stivaletti di pelle con protezione dal fuoco. Siccome deciderò in futuro quante persone potranno entrare in questo mondo, metterò le casse per ognuno, tanto in queste casse non potete prendere niente perché c'è l'armatura per ciascuno, un'armatura di pelle con vari enchant, qua c'è il mio maialino, con vari enchant. E niente.
Qui c'è il piano superiore, come avete visto, si vede anche l'interno da queste parti laterali, si sale, c'è il balconcino dove si può vedere anche lì sotto l'Ender Dragon, adesso è l'Ender Dragon con la statua. Qui ci saranno i cavalli per tutti, come potete vedere per ora sono 1, 2, 3, 4, 5, perché all'inizio erano fatti apposta per 5 persone. Adesso potrei anche aggiungerli, giusto però. Ne aggiungiamo, facciamo uno. 6 posti disponibili. Fatemi sapere se siete in molti di più. Farò molto lavoro in più per lasciarvi un posto. Però dovete sopportare. Vi ringrazio di aver visto questo video. Come sempre vi stavo dicendo, qui ci saranno le stalle di tutti i vari animali. E quando volete prendere. Anche farm ci saranno gli animali. Quando volete prendere cibo basta domandare a me e io vi darò il permesso di entrare e di uccidere qualche animale. Detto questo, io vi saluto. Mi raccomando, ditemi nei commenti chi è disposto a partecipare, chi ha tutti i requisiti fatti apposta per partecipare, PlayStation Plus soprattutto e Minecraft. Se non potete, state tranquilli. Mi raccomando, commentate, condividete il video con chi volete. Lasciate un mi piace, anche un dislike, non importa. E comunque, vi saluto. Ciao belli.